Mi piace. Derry Brito, fermo, Derry Brito, vai, dimmi. Ehi ragazzi, come si fa? Dimmi, Derry. Ragazzi, io volevo sapere che peccato ha fatto l'italiano per avere, in un momento di una pandemia, uno come Roberto Speranza, in un momento di una guerra in Europa, uno come Gigino Bittitaro. Ma che cacchio di peccato abbiamo fatto? E poi dobbiamo supportare pure uno come Parenza, che è un uccesso ogni volta che apre la bocca. Scusami, tu sei di origine brasiliana, ma residente in Campania, da quello che immagino, sì, da quello che sento. A Salerno. Ma che peccato abbiamo fatto? Guarda, se volete capire tu sei pro Putin, tu sei pro Putin italiano, questo qui, no? Vuoi sapere, Putin non attacca il popolo ucraino perché sono fratelli. Domanda Italia Gola dell'ISIS. Come non attacca? Chi è successo Putin? Allora, scusi. Ma scusi, domandi Italia Gola dell'ISIS. Chi è Putin? Quando Putin si è scatenato, perché non se ne parla più di Italia Gola? Perché non si parla più dell'ISIS? Perché là Putin è fatto vedere la sua mano pesante. Invece nell'Ucraina Putin non lo fa perché sono frate. Così sì. Come siamo stati d'accordo. Ho capito, Derry, perché sei dalla parte di Putin tu, Derry Brito? Perché quando Khrushchev voleva mettere i suoi missili a Cuba, Kennedy giustamente ha detto no, allora che sta cacchiuginato, vuoi spandersi verso l'est e mettere nell'antica capitale della Russia i suoi missili di merda? Noi dobbiamo accettare, dobbiamo modulare questa volontà di Davide Parenzo con questa modulare? Gente di merda come lui. Però attenzione, sta toccando un punto però molto dolente, che fa parte anche delle discussioni della politica internazionale, della grande diplomazia internazionale. Derry Brito, se tu ti risvegliassi un attimo dal tuo torpore per lo scoop che hai fatto, ti metteresti a combattere contro questo Derry Brito, che mi risulta abbia scritto: Dio ha in abominio chi semina discordia tra i fratelli. Il popolo ucraino e i russi sono fratelli, ma gli americani con la loro stramaledetta NATO li hanno messi gli uni contro gli altri. È così che la pensi, Derry Brito? Esattamente così. La NATO deve essere bannita perché fanno guerra e non vincono nemmeno una. E non fanno nessuna guerra. Putin per liberarci dall'ISIS. Signor Demente, che non so chi lei sia e a quale titolo parli. Non ho idea di chi lei sia. Non vorrei neanche che tu pronunciassi il mio nome, Parenzo, perché lei, tu sei ma io una non lo pronuncio legno, perché non so chi cazzo è. Quindi non scusa, mi interessa Derry neanche Brito, pronunciare il suo nome. Scusami, ma chi è? Posso sapere chi è questo? Non lo come ci supporta. Aspetta. Noi italiani abbiamo fatto. Aspetta, Derry. Noi italiani. Aspetta, Derry. Scusami, possiamo precisare, tu sei di origine brasiliana, ma sei anche una specie di predicatore, no? Un predicatore evangelico. Ma come certo? È una specie di disturbato, non di predicatore. Tu gli dici predicatore. Sei evangelico, di che setta sei? No, nessuna setta, sono cristiano, estremamente, profondamente cristiano. E non avrei mai pensato che la Russia di Stalin, la Russia di Lenin, la Russia marxista che odiava Dio e i principi cristiani, oggi si erge come baluardo della moralità e della giustizia. Beh, tanta che roba è, questo Derry Brito. Russia. Tu pensi che sia baluardo della cristianità la Russia? In questo momento baluardo dei valori. Sì. Contro chi? Contro questa America pedofila come Joe Biden. Vai a America vedere pedofila. I video che tu hai Biden. Ti prego. Se uno può anche contestare Joe Biden, ma perché deve dire l'America pedofila? Pazzo rincoglionito che sei! Dai, non dico l'America pedofila, non sto dicendo questo, io sto dicendo i poteri profondi, i deep state. Questa deep gente state, è stramaledetta che ci hanno preso per culo. Ma non sono pedofili però. Ma perché ti piace così tanto quelli che urlano sul deep state? Ma perché ci hanno ingannato, tu dici? Perché ci hanno ingannato con i Covid-19? Allora, in una nazione in cui 31 di gennaio di 2019 dichiara stato di emergenza per una infezione virale venuta dalla Cina, il 16 di febbraio tu presidente del partito di maggioranza non rifacciamo la storia adesso, ma questo dobbiamo dire: abbracciate un cinese, andiamo a mangiare nei navigli, 10 euro a pranzo, quando i cinesi portavano un virus che lui aveva messo l'Italia nello stato di emergenza. Non portavano nessun virus i cinesi, in Italia non l'hanno portato loro il virus, non sa niente, mamma mia, non so niente. Dove è successo? Wuhan, no capodanno cinese. Mamma mia, allora, non l'hanno portato. Fermi tutti. Fanculo, non fermi tutti. Profumo intenso,